Ciao a tutti, questa cosa è molto importante, quello che vi sto per dire è scandaloso. In queste ore alla Camera dei Deputati si sta esaminando la nostra proposta per abolire la pensione privilegiata dei parlamentari della Repubblica. In questo momento io, Riccardo Fraccaro e Claudia Mannino, che siamo in ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, abbiamo presentato e messo in discussione la proposta che fa saltare la pensione che i parlamentari dovrebbero maturare a settembre del 2017, il 15 settembre 2017. È una pensione privilegiata perché qui basta stare su una poltrona 4 anni e 6 mesi e vai in pensione a 65 anni, puoi anche non lavorare per il resto della tua vita e se fai un altro mandato vai in pensione addirittura a 60 anni dopo pochi anni su una poltrona. Avevamo proposto questa delibera, era stata messa in discussione e mentre eravamo nell'ufficio di presidenza per iniziare la discussione hanno iniziato a farci capire in un modo anche subdolo, parlando dei loro problemi da parlamentari che mi sembrano veramente secondari rispetto ai problemi del paese, non sanno se riescono a tornare al mondo del lavoro dopo aver fatto i parlamentari, devono mettere insieme i contributi, comunque in un'ora circa di discussione ci hanno fatto capire che con questo blitz di oggi vogliono bocciare la nostra proposta senza che neanche si facesse uno studio di fattibilità della nostra proposta e senza che ci dicessero neanche quanto sarebbe stato il risparmio e quanti potevano essere i metodi per riuscire ad assicurare una pensione per i parlamentari sotto la legge Fornero e sotto la legge Dini, che è la legge, sono le leggi che riguardano tutti i cittadini. Per riuscire a buttare fumo negli occhi ai cittadini, prima hanno detto che non voteranno la nostra, la maggioranza ha detto che non voterà la nostra proposta per far saltare la pensione di settembre, e poi hanno detto no, ma il problema sono i vitalizi pregressi del passato, e allora è un'indecenza, dobbiamo cominciare a discutere di questa cosa qui, e così hanno presentato questa proposta che sostanzialmente mica taglia i vitalizi, su cui noi saremo d'accordo, mica fa saltare i vitalizi di quelli della prima e della seconda repubblica, no, fa una cosa ipocrita, preleva 3.000 euro in 3 anni ad uno che prende un vitalizio di più di 70.000 euro all'anno e magari lo prende già da 20 anni. Io già lo immagino il terrore di Cirino Pomicino quando gli andremo a togliere 3.000 euro in 3 anni dopo che ha preso centinaia di migliaia di euro dei vitalizi. E vi diranno che hanno fatto risparmiare i soldi con questa super cazzola, perché di questo si tratta, una super cazzola come al solito targata PD. Allora, noi vi chiediamo una mano e vi chiediamo di condividere il più possibile quello che vi stiamo dicendo in queste ore utilizzando quell'hashtag, perché l'ufficio di presidenza si riunirà di nuovo tra mezz'ora e tra mezz'ora potrebbero salvarsi la pensione e quindi arrivare a settembre 2017 per prendersela. Volevi dire qualche altra cosa, Riccardo? Sì, Luigi è arrabbiato, è incazzato. Incazzato, diciamo incazzato. È incazzato, io sono incazzato. Vogliamo condividere questa nostra rabbia positiva. Perché riassumiamo la vicenda. Nel 2012 hanno approvato una legge vergogna che è la legge Fornero e l'hanno approvata in aula con le lacrime finte di coccodrillo. Però non vi hanno detto che dopo aver approvato quella infame legge, cosa hanno fatto? Sono saliti per le scale, si sono riuniti al chiuso in ufficio di presidenza e hanno votato un privilegio per loro stessi. Ci hanno detto: la legge Fornero per noi non si applica, noi dopo 4 anni e 6 mesi in pensione ci andiamo e ci andiamo a 60 anni anche di, solamente di vita, per neanche di contributi, perché bastano 4 anni e 6 mesi per andare in pensione a 60 anni con questa, con questo attuale sistema. Noi abbiamo chiesto una cosa semplice, abbiamo detto: la legge Fornero l'avete votata per gli italiani e ve la tenete anche voi, se volete migliorare la condizione di tutti gli italiani cambiate la legge Fornero, non un privilegio per voi e per gli italiani un massacro pensionistico come è oggi. Che cosa hanno detto? Qualche settimana fa al Senato hanno detto che le norme penali si applicano per i cittadini fuori, non si applicano per i senatori, con il caso Minzolini. E ora cosa succede? Che alla Camera stanno dicendo che la legge Fornero si applica per i poveracci fuori, qui dentro non si applica. Per questo siamo incazzati. E allora stanno dicendo a voi cittadini che loro sono loro e voi non valete un cazzo. Questo stanno dicendo. E non possiamo tollerarlo. Abbiamo alcuni mezzi, che è il digitale, che è il
che la rete. Facciamoli valere per fargli cambiare idea, che si applichi anche qui dentro la legge Fornero, perché solo mettendo le leggi che loro approvano per i cittadini fuori, qui dentro che possiamo cambiare le cose, possiamo migliorarle, perché loro le difficoltà che vivono dal cittadino fuori non le vivono, è per questo che non le cambiano, non le migliorano. Cerchiamo di normalizzare il Parlamento per normalizzare il Paese. L'hashtag è: si tengono il privilegio. Facciamolo girare, facciamogli capire che anche se voi non volete votare il Movimento 5 Stelle, da domani, se queste persone decidono di non tagliarsi il vitalizio, non le voterete mai più e voterete il Movimento 5 Stelle. Si taglieranno il vitalizio, se vi fate capire questo. Fategli capire che loro sono finiti, che ci sarà una nuova classe dirigente se loro non vogliono cambiare. No, noi vi chiediamo veramente di diffondere pacificamente questo video a quante più persone possibili, fatele arrivare ovunque, perché solo con la pressione politica e mediatica pacifica riusciremo a fermare forse questa vergogna di voto che si sta facendo in tempi record, perché per anni ci hanno detto che i vitalizi non si potevano discutere nell'ufficio di presidenza della Camera, che è un posto dove tra l'altro non ci sono dirette, non c'è niente di pubblico, quindi voi non potete vedere nulla, e ci dicevano che era addirittura incostituzionale mettere in discussione il tema dei vitalizi all'interno dell'ufficio di presidenza. Adesso tutto ad un tratto hanno scoperto il tema dei vitalizi, perché? Perché hanno paura per la propria pensione e quindi cominciano a pensare ai vitalizi pregressi con una farsa, che è questa delibera che farà risparmiare circa il 2% di tutti i soldi che spende la Camera dei Deputati in vitalizi. Fermo restando che poi al Senato della Repubblica resta tutto com'è, perché questa cosa no, riguarda solo la Camera. Su questa delibera adesso noi torneremo lì, torneremo in ufficio di presidenza e gli diremo: ah, ma voi avete presentato la legge Richetti, no? Quella che ci chiedevano, perché non votate la legge Richetti mai messa all'ordine del giorno? E adesso la emendiamo, proponiamo un emendamento che dice una cosa semplice. La legge Richetti parlava per i vitalizi pregressi di introdurre il contributivo. Basta vitalizi, quello che hai versato ti prendi. Proporremo la legge Richetti. Vediamo se la votano o meno, se votano questa porcata. Vedremo se sono coerenti o meno con quello che hanno detto fino adesso. È molto importante quello che vi stiamo dicendo, anche perché ricordiamoci che non stiamo votando nella Camera dei Deputati con 630 deputati, stiamo votando all'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, questo ufficio di presidenza, e quindi con 12-13 voti potevamo far saltare la pensione privilegiata, ma hanno fatto un blitz oggi sotto forma anche di comunicazioni del Presidente, non c'era neanche all'ordine del giorno l'argomento specifico di cui stiamo discutendo. E sotto comunicazione del Presidente hanno fatto questo blitz. Abbiamo guadagnato un'ora, diffondete questo video. Ciao a tutti!